Padre Otello Bisetto, trevigiano dei missionari d'Africa, conosciuti anche come Padri Bianchi, per 8 anni è stato parroco nel nord della Tunisia, a Biserta, nella costa orientale che confina con l'Algeria, dove si occupava di scuole cattoliche, dei piedi neri, ovvero dei figli dei coloni italiani e degli anziani. Le zone costiere sono sempre state privilegiate. La rivolta di queste settimane è partita infatti dalle zone più interne, dimenticate, lasciate al loro destino. Disoccupazione, basse aspettative per il futuro, soprusi, questo i giovani, soprattutto laureati, non hanno più sopportato e si sono così ribellati al regime di Ben Ali, scendendo in piazza in massa, aiutati anche dal tamtam mediatico di Facebook, Twitter e altri social network. Intanto la popolazione tunisina è molto giovane, quindi la prima aspettativa dei giovani è quella di trovare un lavoro e uno sbocco e dire, anzi io credo che potrò essere contraddetto, ma la gioventù tunisina dice aspira a sposarsi, a mettere su famiglia, questa è la realizzazione diciamo massima del tunisino in generale, però per farlo deve avere una situazione economica stabile, cosa che in Tunisia era ormai difficile da realizzare, perché è una situazione economica un po' difficile, ma questo non solo in Tunisia, ma anche perché l'accesso al lavoro e comunque a una situazione economica stabile era dovuta, cioè dipendeva diciamo da la raccomandazione, che quindi c'è una famiglia al potere, diciamo grande famiglia al potere, che diciamo aveva in mano tutti gli ingranaggi, quindi molti giovani erano esclusi da questo e quindi questo sicuramente ha creato il malcontento. Padre Otello fa un'analisi seria anche sull'attuale presenza degli italiani in Tunisia. La maggioranza degli italiani in Tunisia sono imprenditori che hanno delocalizzato le loro attività produttive. Lo hanno fatto perché? Perché la situazione, i favori fiscali che vengono fatti e le agevolazioni che vengono date a queste ditte sono migliori che qua, la manodopera costa molto meno, la possibilità di licenziare è praticamente quasi automatica e quindi c'è un forte, cioè il margine di guadagno è molto più forte, quindi molti vanno là, io li chiamo mordi e fuggi. No, diciamo, non posso generalizzare, ma insomma la maggioranza vanno mordi e fuggi, finché c'è da guadagnare resto, quando non ci sarà più niente da guadagnare me ne andrò in un altro paese dove ci saranno fattori di margine più alti. Però dire che gli italiani possono fare qualcosa, diciamo che farebbero qualcosa, a dire perché tu in Italia o comunque qui rispetti dei criteri anche diciamo che sono la base per costruire una società giusta, e quando tu vai dall'altra parte del Mediterraneo questi criteri sono già lasciati dove non si sa. Quindi il problema è questo, che se tu non devi solo esportare le tue conoscenze, devi esportare anche la democrazia, il rispetto delle regole civili, eccetera eccetera. Se tu fai anche questo, costruisci una società nuova. Se tu non lo fai, hai capito? Quindi un po' l'Italia è stata un po' assente in questi termini. Abbiamo approfittato anche noi. Però la capacità della Chiesa di influire sugli imprenditori, su questi, è minima. Nel senso che, capito? Però forse avremmo dovuto noi maggiormente richiamare questi imprenditori, francesi soprattutto, ma anche italiani, tedeschi, a un maggiore rispetto della dignità del lavoratore. A Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, dove ora si trova Padre Otello, esiste una comunità tunisina molto importante, circa 10.000 persone. Simia, 8 anni fa, ha lasciato Tunisi per occuparsi dei suoi connazionali in terra siciliana, soprattutto marittimi e pescatori impiegati negli umili e pesanti lavori che nessuno voleva più ricoprire, che piano piano hanno ricongiunto la famiglia e formato questa comunità. In collaborazione con la Fondazione San Vito, Simia gestisce un centro di ascolto in lingua araba, da sostegno burocratico alle vedove dei marittimi tunisini deceduti in Italia. In questi giorni però il cuore di Simia è con i suoi familiari, gli amici rimasti a Tunisi. Dopo la fuga di Ben Ali e l'istituzione del governo salvagente, la situazione si è calmata, ma la tensione rimane alta, visto anche quanto sta succedendo in questi giorni in Libia.
tutto, lo ricordiamo, è partito dal gesto disperato di un giovane di 26 anni, Mohamed Bouaziz, laureato, ambulante e occasionale. Si è dato fuoco per protestare contro il sequestro del suo banchetto di frutta e verdura. È quello che, insomma, la situazione in Tunisia da anni purtroppo non ci sono mass media libere, anche quelle associazioni o strutture o organizzazioni che difendevano la libertà o i diritti dell'uomo, i sindacati, così tutto, sono state tutti un po' con delle modi un po' molto repressive e opposanti anche qualsiasi persona che si permetteva di dire le cose come le vede e cose, subito subisce delle non solo lui, ma anche i suoi familiari e anche, insomma, anche mamme, genitori, fratelli, sorelle, cugini, tutta la famiglia, insomma, le metteva in guai, insomma. E questo purtroppo pian piano ha fatto di modo che anche i più bravi o andavano via dalla Tunisia o allora rimanevano zitte. Vedevano le cose, ma non potevano andare oltre questa paura che ci legava, che ci teneva veramente molto. Io spero, al limite, e per questo tutti siamo coinvolti, anche i tunisini che vivono a Mazara hanno anche manifestato per dire che appoggiamo anche i tunisini che ci siano là e apprezziamo anche questa rivoluzione che c'è stata, che ci ha liberato in fondo di questo peso che nessuno osava, insomma. Sì. Penso che sono ottimista, per dire la verità sono ottimista. Certo che le cose non saranno fatte di un giorno così all'altro, ma ora tocca alle persone che conoscono bene come gestire, come fare le cose, di guidare, insomma, lo Stato nel senso giusto. Questo è anche importante. Penso che non ci saranno molti, insomma, perché ci sono stati costituiti o presentate domande diversi partiti dell'opposizione, che comunista, che socialista, che naturalista, come i Verdi, che anche islamista. E la libertà è anche quella, insomma. Si spera anche in una elezione che sarà tra qualche mese corretta e trasparente, no? Questo là per preparare anche il terreno, per rispondere con un modo più o meno urgente, perché sono scoppiate, veramente sono scoppiate le domande di tutti. E la bella cosa che si è costituita subito dopo che si è scappato il nostro presidente, che si sono costituiti in ogni quartiere, in ogni città, dal quartiere stesso delle persone per custodire le loro case, i beni, gli uffici, le cose, tutto, per evitare che entrano o approfittano alcuni per o rubare o danneggiare tutto. Questo vuol dire che ci sono stati anche delle sono riuscite a organizzarci tutto. È chiaro che pian piano le cose riprenderanno, mi sembra. Perché ci vuole il tempo. Anche la Fondazione San Vito, che coordina progetti di solidarietà e legalità tra Mazara del Vallo, Marsala, Pantelleria, Poggioreale, segue da vicino le tensioni in Maghreb. Con la Chiesa di Treviso speriamo appunto di iniziare una maggiore collaborazione, nel senso appunto di favorire anche lo scambio reciproco delle esperienze di servizio, di incontro, e anche sul piano della legalità e sul riscatto sociale. Noi siamo impegnati molto sull'utilizzo sociale dei beni confiscati alla mafia e pensiamo che questa possa essere anche un'occasione sia di maggiore conoscenza ma di scambio appunto di esperienze concrete.